Ciao a tutti cari amici del Tinaba Milano 3 Basket, siamo con Marco Errawi alla vigilia della sfida contro Marnate, in programma questa sera alle 18.30, match valido per la seconda giornata di ritorno della fase play-in gold del campionato ovviamente di Serie C. Benvenuto Marco, reduci dall'importante successo contro Varese Academy, siamo anche riusciti a ribaltare il punteggio rispetto alla gara di andata, questo è sicuramente un buon punto di partenza. Che settimana è stata, Marco? È stata un'ottima settimana, stiamo preparando molto bene per questa partita importante. Vogliamo assolutamente continuare questo filotto di vittorie di fila, che dopo il primo passo falso in questa fase con Varese, adesso siamo reduci da ben 3 vittorie e vogliamo continuare così assolutamente. Andata con Marnate, una partita importante, vinta 82-70, un inizio molto convincente da parte di tutti. Quello è stato forse la chiave poi della vittoria, ma questa sera sarà una gara totalmente diversa. Sì, è totalmente diversa, ma l'approccio dovrà essere lo stesso. Dovremmo essere bravi a iniziare fin da subito bene e appunto cominciare pian piano a crearci un vantaggio per poi consolidarlo durante tutta la partita. Senti, con Varese Academy è stato buttato nella mischia, non avevi un cliente semplice da marcare, però sei fatto rispettare. Sì, venivo da un periodo che sono stato fuori per parecchi mesi per colpa di un infortunio, adesso sono tornato e voglio dare assolutamente il mio approccio a ogni partita. Adesso si comincia a entrare in una fase delicata, una fase calda, perché poi appunto cominceranno i playoff. Queste due ultime partite di play-in serviranno poi a decretare la posizione finale, quindi la griglia playoff. Che momento sta vivendo la squadra secondo te? È il momento più bello dell'anno, noi ci siamo preparati tutto l'anno proprio per arrivare in questo momento e dobbiamo essere il più carichi possibile perché appunto ci siamo preparati apposta per arrivare qua al meglio. Ecco, ritorniamo alla partita di questa sera contro Marnate. Cosa non dovrà assolutamente mancare? Il primo approccio, perché alcune volte durante il campionato l'abbiamo mancato, ci siamo fatti fare dei parziali fin dall'inizio e non può assolutamente succedere. Dobbiamo entrare col piglio giusto fin dal primo minuto di riscaldamento per poi entrare bene in partita. Si può dire che anche la squadra dovrà rimanere un po' più lucida ed essere meno frenetica nei minuti finali rispetto a quello che è successo proprio con Varese Academy. Sì, nel finale eravamo sopra di 15 punti a inizio quarto-quarto e diciamo, ci siamo un po' rilassati. Questo non può mai accadere, soprattutto in queste fasi finali che le squadre ormai sono tutte forti. Ringraziamo Marco Errawi per essere stato qui ai microfoni prima della sfida contro Marnate, che vi ricordo è in programma questa sera alle 18.30.